È stata molto personale e l'ho tenuta nascosta per 15 anni. Ne ho parlato solo con pochi amici intimi e con la mia famiglia. E anche a loro non ho detto molto perché è stata un'esperienza dolorosa e meravigliosa nello stesso tempo. Io e Dale eravamo molto innamorati e avevamo deciso di fare un viaggio nell'Oregon perché lui voleva presentarmi alla sua famiglia. Era un momento molto speciale, perché eravamo tanto giovani e tanto ingenui. Eravamo entusiasti di tutto e avevamo davanti un roseo futuro. Ci stavamo divertendo moltissimo. Allora, come sono andata? Ho paura che ti odieranno. Oh, finiscila! Va bene, la zia Dolly ti trova molto dolce. Non lo dice di tutti, perciò sei stata promossa. Ho una cosa per te. Aspetta. Te la metto. Due cuori che battono come uno solo. Quanto sei romantico. Ti amo, Dave. Per l'eternità. Per l'eternità. E oltre. E oltre. Io e Dale eravamo felici di esistere e di amarci. Era un momento straordinario. Il nostro futuro si prospettava sereno e luminoso. Ci sentivamo al settimo cielo. Ci amavamo ed eravamo felici. Persino le rocce ci apparivano splendide, di un caldo marrone scuro. Gli alberi poggiavano tutte le tonalità di verde e l'oceano era così invitante che sembrava una giornata veramente perfetta. C'è una leggenda su questa montagna. La coppia che arriva in cima starà insieme per sempre. Capita a proposito. Ah, io ci sono già stato. Ma nessuno ha raggiunto la cima con me. Andiamo. Mi piacevano le sfide e Dale adorava confrontarsi con un avversario, ma io non avevo intenzione di farmi battere da lui. Dale alternava molte ore di jogging con gli allenamenti in palestra e in piscina. Era un tipo sportivo e gli piaceva l'avventura. Quella sembrava proprio una splendida giornata avventurosa e io non avevo nessuna sensazione di paura. Eravamo immersi nella natura, era tutto fantastico e ci divertivamo moltissimo. All'inizio la scalata fu facile, ma dopo sempre di meno. Era una roccia basaltica e ad ogni movimento che facevamo cadevano delle pietre e della terra. Lascia che ti aiuti. Ce la faccio anche da sola. Aggrappa. No, grazie. Devo farcela da sola. Non è certo una passeggiata nel parco. Oh. Avanti. Ce l'hai fatta. Ce l'abbiamo fatta. Sono orgoglioso di te. Andiamo. Voglio mostrarti una cosa. Oh, no. Dove vuoi andare adesso? Una cosa che devi vedere. Coraggio. Vieni. Ovunque volgessimo lo sguardo, il panorama che ci si offriva era straordinario. Era tutto molto magico. E c'era un non so che di mistico.
Era come se al mondo esistessimo solo io e Dale. Rimanemmo così per parecchio tempo, stretti in un meraviglioso abbraccio d'amore. Era un momento molto speciale. Vogliamo scendere ora? Certo, si è fatto tardi. Dobbiamo fare ancora molta strada. Avevamo entrambi uno spirito molto avventuroso e Dale era felice perché ero riuscita a farcela. Avevo raggiunto con lui il punto più panoramico della montagna e questo mi riempiva d'orgoglio. Avevamo condiviso con gioia la fatica perché eravamo molto simili e amavamo entrambi la vita e la natura. Non sono mai sceso da questa parte. Vogliamo provare? D'accordo, vediamo come va. Così scendemmo da quel sentiero. Non era impegnativo come l'altro, sembrava anzi un semplice viottolo che scendeva giù fino alla spiaggia. E invece era così, soltanto fino a un certo punto, e all'improvviso si interrompeva. Dale, non ce la faccio, continuo a scivolare. Coraggio, tieniti forte. Sta tranquilla, ce la farai. Dobbiamo tornare su. Su? No, non credo di farcela. È l'unico modo per andarcene. Avanti prima io. No, no. Dale. Ti sei fatto male? No, sto bene. È inutile. Non possiamo risalire. Cosa facciamo adesso? Non lo so. Guardammo entrambi giù e restammo pietrificati perché non riuscivamo a trovare una via possibile per poter scendere. Ma che scelta avevamo? Non c'era nessuna scelta. Coraggio. Dobbiamo provare a scendere. Ci sono dei punti dove possiamo fermarci, basta andare molto adagio, un passo alla volta. D'accordo, tesoro? D'accordo. Sta attento. Sì, certo. Credo di sì. Scendi adagio, altrimenti scivoli addosso a me. Devi puntare bene i piedi. Coraggio. Attenta ai piedi. Piano, stai andando bene. Attenta. Piano. Ci sono. Sta calma. Riprendemmo a scendere, un passo dopo l'altro. Poi Dale mi disse:
Aspetta un minuto. Adesso vado giù io e poi ti aiuto. Lasciami scendere per primo, così mi sarà più facile aiutarti. Ok. Adesso adagio. Adagio. Continua così. Stai andando bene. Dammi la mano. Dal terrore. Ero completamente paralizzata dalla paura. Mi sembrava che la roccia fosse diventata più scivolosa di prima. Io non sapevo proprio cosa fare. Non mi potevo muovere. Mi sentivo gelata, completamente gelata contro quella roccia. Potevo urlare quanto volevo. Nessuno avrebbe sentito le mie grida di aiuto, perché nessuno sapeva che eravamo lì. Continuai a pensare a Dale. Mi dicevo che dovevo raggiungerlo, che forse potevo aiutarlo. Ad un certo punto mi sentii schiacciare da una mano gigantesca contro quella roccia scivolosa e contemporaneamente sostenere. Era una sensazione stranissima. Ero saldamente aggrappata alla roccia e avevo smesso di cadere. Era un vero miracolo. Ricordo bene gli angeli. Sapevo che erano angeli. Mi apparvero avvolti da una nebbia luminosa. Sentivo delle voci ovattate, come se venissero da molto lontano. Non so quanti fossero. Non mi ero certo messa a contarli. Non sapevo se quegli angeli si trovavano lì per aiutarmi a morire o per aiutarmi invece a scendere. Mi sostennero, mi aiutarono in quella terribile e angosciosa discesa. Avvertivo la loro costante presenza. Gli tolsi la collana e la tenni per lungo tempo in mano. Ma dovevo tornare indietro e cercare aiuto per Dale, perché la marea stava cominciando a salire e avevo paura che Dale venisse portato al largo, in mare aperto. Sapevo che gli angeli stavano aiutando Dale ad emergere dal punto di transizione fra la vita e la morte. Lo sollevarono. Erano tutti attorno a lui. Lo circondavano. Circondavano tutta la sua essenza spirituale. Gli stavano dando un grande conforto. E quel conforto divenne il mio conforto. A quel punto mi resi conto che potevo lasciare il suo corpo e andare a chiedere aiuto, perché lui era già stato aiutato. Non dubito minimamente che Chantal sia riuscita a scendere e che abbia visto il corpo di Dale sulle rocce dopo la caduta, ma non ho idea di come abbia fatto. Quando penso che Chantal ha detto di essere scesa da quella parete impervia e scivolosa, non posso credere che ci sia riuscita senza l'intervento di qualcuno.